Si è tenuta ieri la cerimonia della posa della prima pietra dell'asilo nido in località Moio ad Agropoli. La struttura verrà realizzata con i fondi del PNRR ed è la prima del piano di edilizia scolastica messo in campo dal Comune Delfino. Abbiamo sentito il sindaco Roberto Mutalipassi e la vice sindaca Vanna D'Arienzo, che aveva lavorato al progetto già con la precedente amministrazione, ai nostri microfoni. Oggi è una giornata molto importante per la nostra comunità, perché in questo spazio verde, tra non molto, si sentiranno i bimbi ridere, giocare e ci saranno anche le famiglie che affluiranno e che vivranno dei momenti meravigliosi, costituiranno delle amicizie che saranno durature nella vita. Questa è una struttura tutta green, una struttura importante. Che verte su una superficie interna di 460 metri quadri, esterna di 1500 metri quadri. Ci saranno sei aule suddivise, tre per i lattanti, quindi 3-12 mesi, e altre tre per i divezzi, da 13 a 36 mesi. Sarà un edificio su un solo livello, completamente green, con il fotovoltaico, quindi ci sarà un orto didattico e che servirà anche a poter somministrare ai bambini pasti a chilometro zero completamente biologici, perché all'interno ci sarà anche una cucina. Andiamo ad offrire alla nostra cittadinanza un edificio completamente dedicato all'attività di asilo nido amico-nido, un edificio che non c'era mai stato in città. Anzi, voglio ricordare che appunto il servizio di nido amico-nido è garantito dal 2017 in città, grazie appunto all'opera svolta nella passata amministrazione dall'attuale nostro vice sindaco Maria Giovanna D'Arienzo, che tanto si è attivata presso il piano di zona perché affinché questo servizio pubblico fosse garantito nella nostra città, che appunto è presente, ripeto, dal 2017. La nostra amministrazione lo sta implementando, già nei prossimi giorni attiveremo due nuovi moduli presso due diverse strutture, uno sempre a gestione del piano di zona e un altro a gestione diretta da parte del comune. Quindi effettivamente a dimostrare l'attenzione che l'amministrazione ha nei confronti di queste esigenze, di questo servizio da dare alla nostra cittadinanza e soprattutto alle famiglie con bambini piccoli dove entrambi i genitori lavorano. Quindi un servizio molto atteso. E poi questa struttura, ricordiamo, sarà una struttura che verrà realizzata grazie a dei finanziamenti PNRR. Sarà una struttura completamente green, ottimale, funzionale, con ampi spazi, soprattutto oltre 1000 metri quadrati di spazi all'aperto. Quindi avrà la capacità di ospitare 48 utenti e in più un'altra novità che si ha con l'attivazione di questa struttura è che questa potrà ospitare anche la fascia di età che va dai 3 mesi ai 12 mesi, mentre noi attualmente il servizio è garantito nelle attuali strutture per le fasce di età che vanno dai 12 ai 36 mesi, quindi un'ulteriore implementazione del servizio.